ritorniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Venezia, appunto nel giardino mistico degli Scalzi, perché entriamo e conosciamo il contenuto di questo giardino, ma soprattutto anche la storia, perché appunto andiamo alle origini e poi un attimino un flash anche sulla chiesa. Allora, per la prima volta abbiamo in collegamento padre Ermanno Barucco. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qua. Allora, ecco, noi vogliamo conoscere il giardino mistico degli Scalzi. Siamo, ripeto, a Venezia. Un po' la storia, quando ha origine. Poi questo posto nascosto, quasi così misterioso, lo rende ancora più affascinante. Allora, padre, un attimino andiamo alle origini. Sì, per capire l'origine di questo giardino, naturalmente siamo a Venezia circa alle metà del 1600, quando arrivano a Venezia i Carmelitani Scalzi. Lì ci sono già in realtà dei giardini, degli orti, siamo nella periferia di Venezia all'epoca. Per capire il significato del giardino bisogna pensare che lo stesso nome Carmelitani, che deriva da Monte Carmelo, una montagna nel nord di Israele attuale, che per la bellezza della sua vegetazione veniva chiamato il giardino. Ecco, noi Carmelitani ci portiamo dietro questa tradizione spirituale legata a questa bellezza che rimanda alla bellezza di Dio. Ecco, nel 1600 i Carmelitani cominciano questa storia in questo giardino, che però è percorso anche da alterne vicende, come le soppressioni del 1800, sia quella napoleonica all'inizio e quella successiva del Regno d'Italia nel 1866. Ecco, questo provoca una riduzione del giardino, una trasformazione anche della presenza dei Carmelitani Scalzi intorno alla chiesa. E per secoli questo giardino, usato per scopi di alimentazione, di bellezza, sì, anche di meditazione, ci sono le zone per la frutta, la verdura, le olive per l'olio, c'è il vigneto per il vino. Ecco, finché nel 2014 nasce l'idea, grazie a un nostro architetto, l'architetto Bruno Forti di Verona e a sua figlia Ilaria, di far diventare questo giardino un giardino visitabile, aperto al pubblico, non solo per i frati. E così nasce l'idea di strutturare questo giardino per esprimere una parte della nostra spiritualità carmelitana. Un giardino mistico seguendo il percorso di un libro di una santa spagnola carmelitana che ha riformato i carmelitani, facendo diventare i Carmelitani Scalzi, Santa Teresa, e il suo libro Il Castello Interiore. Ecco, nel giardino si percorre questo libro. Certo. Allora, lei ha fatto cenno a diverse produzioni di vino, per l'alimentazione, l'orto molto ben tenuto, eccetera. Però c'è una specialità che si chiama acqua di melissa. Ecco, cosa si intende, padre? Ecco, l'acqua di melissa è un prodotto terapeutico molto conosciuto dai veneziani, l'acqua di melissa dei padri carmelitani di Venezia, perché è un prodotto che ha queste caratteristiche, quello di togliere i dolori, di far passare lo stress, di donare calma e tranquillità. È utilizzato lungo i secoli, perché già Goldoni lo conosceva, ne parla nelle sue commedie. Questa melissa è una melissa però particolare, non è la melissa officinalis, quella più conosciuta e utilizzata, ma è la melissa moldavica, che è una pianta che in realtà nel suo nome scientifico si indica il dracocefalum, cioè la testa di drago, perché fa dei fiori bellissimi a forma di bocca di drago. E il principio terapeutico è proprio in questi bellissimi fiori viola che stanno fiorendo nel nostro giardino proprio in questi giorni. Bene, anche questo è un prodotto particolare. Allora andiamo un po', mi pare, anche alla suddivisione all'interno appunto del giardino, perché abbiamo la zona, le sette dimore, vedo qua, del castello inferiore, poi ancora il prato verde, poi ancora. È casuale questa divisione o ha un senso logico e anche religioso, padre? No, l'architetto ha voluto rimodellare il giardino utilizzando delle parti già esistenti, ma rimodellando con le parti nuove, per poter fare questo percorso, questi sette capitoli del libro di Santa Teresa. Ma come ogni castello, tutto inizia da una porta e le case del veneziano hanno sempre una porta d'acqua, quella sul canale. Aprendo questa porta si accede alla zona per andare in barca, come una volta facevano i nostri padri. Sì. Teresa rilegge simbolicamente questa porta del castello, dice: io ho sperimentato che certe volte era sempre fuori di me, fuori in questo fossati, fuori dal castello, invece ho dovuto entrare, e per entrare ho cominciato a pregare, pregando nella relazione con Dio ho cominciato a entrare nel castello interiore che sono io, la mia interiorità, la mia profondità spirituale. Ha descritto queste sette tappe, la tappa che noi abbiamo rappresentato con il bosco, come la conoscenza di sé,
del mettere ordine nella nostra vita. La tappa dell'uliveto, ci sono 13 ulivi, naturalmente Gesù e i 12 apostoli, perché Teresa dice bisogna ascoltare Gesù, stare con Gesù. E questo permette di portare frutto nella nostra vita. Ecco perché c'è la terza tappa, la terza aiuola del frutteto, con tanti frutti diversi, che a diversa del periodo ci offrono qualcosa anche di buono e di gustoso da mangiare. E poi la quarta tappa, quella del vigneto, la produzione dell'uva, anche del vino, naturalmente legata oggi al Consorzio Vini Venezia, che promuove, ecco, questa biodiversità delle vigne veneziane nel nostro orto. Ma per Teresa l'uva rappresenta quel frutto nella nostra vita che Gesù usa per donarci se stesso, perché dall'uva viene il vino e il vino viene consacrato da Gesù per donarci se stesso nell'Eucarestia, per donarci, dice addirittura Teresa, di gustare noi stessi. Ecco, queste prime quattro tappe sono importanti nel percorso, soprattutto perché vede l'uomo protagonista di questo percorso. Certo, poi abbiamo anche, vedo, l'albero di melograno, ha un significato oppure rientra in questa narrazione che ha appena fatto padre? Ecco, è appena dopo la quarta tappa, dove ero Sì. arrivato a spiegare, c'è l'albero di melograno, Sì. importante perché indica appunto questa diversità tra il primo momento in cui l'uomo è protagonista e il secondo in cui Dio è protagonista e trasforma l'uomo. Ma il significato del melograno è legato all'albero della vita che era al centro del giardino. Il melograno, con l'abbondanza dei suoi chicchi succosi, ci dice questa abbondanza di vita. Ma anche San Giovanni della Croce, questo discepolo di Teresa, diceva che per lui il Vangelo era come una sorta di melograno, tanti episodi della vita di Gesù in cui Gesù ci dona di gustare il succo dell'amore di Dio. Ecco, questo è il significato del melograno al centro del giardino. E c'è anche parecchio verde, adesso l'abbiamo visto anche in internet, insomma, non sembra neanche, ma è anche una piccola oasi di verde ed è anche molto, è ben, beh, a parte ben tenuto, ben coltivato, quindi è veramente invitante. Ed ha un'estensione di circa 5.000 metri quadrati, quindi è abbastanza grande. Certamente, pensiamo alla metà di quello che avevamo prima del 1800. Oggi certamente curare questo giardino richiede questo impegno da parte di un nostro giardiniere, di volontari, a volte anche noi frati facciamo qualcosina e a volte ci aiutano anche altre persone come degli studenti universitari. Ecco, questo giardino appunto ha bisogno di questa cura, è una delle caratteristiche anche della spiritualità di Teresa, prendersi cura di noi stessi nel nostro intimo, prendersi cura degli altri. E per raccontare le ultime tre dimore possiamo dire che Teresa inventa un simbolo che al suo epoca era molto diffuso, quello del baco da seta, questo vermetto che mangiava le foglie e poi si trasformava in un faceva un bozzolo, la bozzolo di seta e poi diventava farfalla. Ecco, per Teresa queste ultime tre dimore, Dio che ci trasforma da vecchi uomini con i suoi egoismi, le loro invidie, le loro gelosie, in uomini nuovi che sono capaci di amare con l'amore di Dio. Ecco, per Teresa è questa la vera trasformazione che l'uomo desidera nel suo cuore, poter amare pienamente. Certo, e con Teresa andiamo al 1562, Santa Teresa d'Avila, che fonda il monastero di San Giuseppe, una piccola comunità che poi prende piede perché poi abbiamo i carmelitani scalzi. Ecco, qualcuno qua si chiede perché scalzi? Ecco, diamo anche questa risposta ai nostri ascoltatori, padre. Sicuramente, ecco, Teresa è la riformatrice del Carmelo antico in Spagna nel 1500 e il desiderio di ritornare alla regola primitiva e di ritornare liberi da tutti quei privilegi che erano stati accumulati. Perciò proprio lo spogliarsi, lo scalzarsi e togliere non solo i vestiti, le calze, quello così, ma togliersi di questi privilegi per tornare all'origine della regola, alla contemplazione originaria cui Dio ha chiamato l'ordine del Carmelo. Ecco, questo in senso di scalzi, di togliersi tutto questo sovrappiù per tornare alla dimensione originaria e bella del rapporto con Dio. Naturalmente poi questo titolo ha distinto l'ordine antico dei Carmelitani da quello successivo. Certo, però l'ordine appunto risale, mi pare, al 1200 sui pendii, appunto come ha detto lei, del Monte Carmelo e siamo in Palestina, mi sembra. Andiamo un po' a quello che è il gioiello architettonico, perché insomma quando si esce dalla stazione, rivolgiamo lo sguardo sulla sinistra e vediamo questa bella facciata della chiesa di Santa Maria di Nazareth,
del XVII secolo, questa facciata di Giuseppe Sardi. Allora, di che chiesa si tratta, padre? Beh, la chiesa, sia nella facciata che appena si entra, si nota la maestosità barocca. Sì. Ma di un barocco particolare, non è un barocco veneziano, è un barocco romano. Perché all'inizio fu certo Longhena a preparare alcuni altari nel barocco veneziano, ma poi Longhena è morto ed è arrivato un architetto carmelitano scalzo che aveva un fratello a Roma, architetto, cioè il fratello di sangue, erano i fratelli Pozzo, Andrea a Roma, Giuseppe a Venezia. Giuseppe va a Roma dal fratello che è architetto nell'ambiente di Bernini e impara il barocco romano e lo porta a Venezia. Quindi questa maestosità che si vede anche nel fatto di molte citazioni romane, tra cui la più evidente è proprio quella della cappella di Santa Teresa d'Avila, dove c'è una specie di coppia ispirata alla famosa estasi di Santa Teresa del Bernini che c'è a Roma. Ecco, questo legame è soprattutto un legame tra la storia di questa chiesa e il suo legame con questa presenza di Giuseppe Pozzo che rinnova la chiesa in questo barocco romano. E poi è iniziata la costruzione, vedo 1672, è stata poi consacrata successivamente, circa 30 anni dopo, 1705. E qui allora, padre, abbiamo sepolture illustri, abbiamo i dogi là dentro, soprattutto l'ultimo. Ecco, che sepolture sono esattamente? Ecco, allora, in realtà la Chiesa è nata, sicuramente l'espansione della Chiesa è nata grazie a delle famiglie ricche che volevano diventare nobili. Ecco, per accedere alla nobiltà a Venezia bisognava far vedere di costruire delle cose belle. Tra queste famiglie c'era anche la famiglia Manin, stiamo parlando all'inizio del 1700, molto sì, prima dell'ultimo doge. E perciò la famiglia Manin che può arricchire la cappella della Madonna del Carmine, con caratteristiche proprie della famiglia che erano gli arcangeli, perché la famiglia Manin era legata ai gesuiti, perciò l'arcangelo Michele e l'arcangelo Raffaele sono presenti in questa cappella. Ecco, nel 1797, con la fine della Repubblica di Venezia, l'ultimo doge è un discendente di questa famiglia, è un Manin, e pertanto alcuni anni dopo, quando morirà, sarà sepolto qui. Ma quasi questo doge Manin deve farsi perdonare di quasi aver ceduto davanti a Napoleone. E allora fa molte opere di carità. E proprio è ricordato ancora oggi per queste opere di carità che fece prima della sua morte. Certo, poi abbiamo anche un altro doge, Carlo Ruzzini. Abbiamo un altro doge, che è Ruzzini. Questo altro sì. Sì. Ruzzini è sepolto nella cappella di fronte, quella a Manine, proprio la cappella di Santa Teresa. E lì è sepolto questo doge che qualche secolo prima ha vissuto sì. E che aveva promosso anche una confraternita di donne laiche carmelitane, perciò fu ospitato anche lui in questa cappella di Santa Teresa. Certo, e poi all'interno sempre ci sono dipinti straordinari del Tiepolo, ecco, questo veramente Giambattista Tiepolo del 1743, che poi questo è andato distrutto, questo specifico. Poi che altre opere abbiamo, sculture, dipinti, padre, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori? È l'insieme, non ci sono degli artisti che hanno eccelso con un'opera singola, è tutto l'insieme della nostra chiesa, formato da molte statue fatte da artisti diversi, con affreschi di artisti diversi, è tutto l'insieme che porta armonia, maestosità, ma anche un senso religioso di contemplazione e di elevazione. Ecco, sicuramente abbiamo nomi come Enrico Marengo, che era in realtà un tedesco che si chiamava Heinrich Mehring, che aveva lavorato moltissimo a Venezia e le sue opere sono bellissime. La Santa Famiglia, guardandola, la bellezza di questa statua della Santa Famiglia, ci dicono uno dei capolavori del barocco a Venezia. Oppure le statue, abbiamo questi fratelli Falconi che lavoravano nella nostra chiesa, i fratelli Marinali nella facciata. Ecco, per chi conosce il barocco veneziano tra fine 1600 e 1700, dice che questi nomi erano dei nomi importanti che hanno arricchito sicuramente la nostra chiesa di opere preziose. Ma sottolineo, è l'insieme che dona alla nostra chiesa la bellezza e l'armonia. Sì, monumentale, veramente straordinario. Allora, quanti siete, mi ci chiedono qua i nostri ascoltatori oggi, che gestite la chiesa, il giardino? Ecco. Oggi siamo 5 frati carmelitani scalzi, di cui 4 italiani e uno proveniente dal Madagascar.
e uno degli italiani è stato 30 anni in Madagascar come missionario. Ecco, sicuramente il numero è molto diminuito rispetto al passato, se pensiamo che fino a 50 anni fa c'erano più di 70 frati, soprattutto studenti in formazione per diventare sacerdoti. E quindi insomma siete in pochi, perché 5 siete pochi, ce la fate lo stesso, ecco, in sostanza riuscite così a gestire questo complesso notevole e anche impegnativo, penso, perché insomma il giardino 5.000 metri quadrati è una bella estensione. Sicuramente non potremmo farlo da soli, abbiamo proprio Sì. degli aiuti. Abbiamo anche un negozio di erboristeria proprio per, a Sì. partire dall'esperienza della melissa moldavica e del prodotto terapeutico, l'acqua di melissa. Sviluppiamo anche però con altre case di produzione di prodotti naturali e biologici la vendita di questi prodotti. La gente si può curare attraverso questa antica tradizione erboristica che è legata molto al mondo monastico e che oggi continua attraverso altre persone e continua attraverso l'esperienza del nostro negozio di erboristeria. Certo, e ricordiamo che il giardino, come ha detto padre, è visitabile, è aperto al pubblico. Ecco, allora lo consigliamo di visitare il giardino, ovviamente Mistico degli Scalzi, ma anche la chiesa, che come ha detto il nostro ospite, padre Ermanno Barucco, veramente è di una maestosità, una monumentalità eccezionale, perché tutto il complesso, è vero, è tutto nell'insieme, la chiesa proprio è un gioiello architettonico straordinario. Bene, padre, abbiamo così, siamo entrati con lei, insomma, ci ha fatto da guida, anche se pur virtuale, ma ritorneremo, l'ho visto tanti anni fa, ritorneremo a vedere questo splendido giardino. Tutto nascosto, non si vede niente No, dall'esterno. la gente è stupita che a fianco della stazione ci possa essere questo giardino, è così vicino al passaggio di tanta gente. Allora, ti ringraziamo padre Ermanno Barucco, ripeto, ci ha illustrato il giardino mistico degli Scalzi e anche la chiesa. Grazie Grazie a padre, voi e grazie alla grazie, radio. grazie, Saluti a tutti. buon pomeriggio, grazie, grazie. Saluti, buon